Buonasera a tutti, bentrovati a una nuova puntata di Friuli chiama Mondo. Stasera è un po' il mondo che chiama il Friuli per un'eccellenza che abbiamo qui, in particolare a Spilimbergo. Stiamo parlando della scuola Mosaicisti, che tra l'altro compie 100 anni e che, oltre a formare un sacco di ragazzi friulani che poi vanno nel mondo a fare questo mestiere, forma anche un sacco di ragazzi stranieri che vengono in Friuli ad impararlo. Abbiamo qui con noi Stefano Lovison, presidente della Scuola Mosaicisti del Friuli. Buonasera. Buonasera. Con il direttore Giampiero Brovedani. Buonasera. Buonasera a lei. E poi abbiamo due allieve. Cominciamo da Danila Loiacono, che buonasera, è in studio con noi, ciao. Buonasera. E poi c'è anche Alessia Lovato, che è collegata via Skype. Ciao Alessia. Buonasera. E poi andiamoci un po' nel mondo, caro Presidente, perché ci sono tante persone, tanti professionisti stimati e importanti nel mondo, che hanno studiato nella vostra scuola e che portano quest'arte nei vari continenti, come le sorelle Bonetti, Marielle e Michelle, collegate dal Brasile. Buonasera ragazze. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera a tutti quanti. Che bello, non vediamo l'ora di raccontare la vostra storia. Parto dal presidente però, diamo qualche numero di questa scuola per cominciare? Sì, quest'anno, come giustamente dicevi, la Scuola Mosaicisti del Friuli compie un traguardo importantissimo, i 100 anni pronto dalla fondazione. Appunto nasce a Spilimbergo il 22 gennaio 1922, come prima occasione di formazione professionale per tanti giovani già nell'immediato dopoguerra. E giovani che imparavano il mestiere andando a lavorare a bottega, e quindi c'era la necessità di una scuola che li formasse professionalmente a 360 gradi. E una scuola che poi raccogliesse la tradizione antica che si era tanto sviluppata nel nostro territorio nel corso dei secoli, e che poi, causa la migrazione, aveva portato le nostre maestranze a lasciare la propria terra, il Friuli, ed andare un po' per il mondo con tanto coraggio, tanta determinazione, tanta competenza, in cerca di uno stile di vita migliore, delle condizioni di vita migliori sia per loro che per le proprie famiglie. E grazie proprio al loro lavoro e ai propri mosaici hanno reso il mondo ancora più bello. E ancora oggi, dopo 100 anni, la Scuola Mosaicisti di Friuli continua a essere un punto di riferimento internazionale per tanti giovani che dalla nostra regione, dal resto d'Italia e soprattutto da tutto il mondo vengono in Friuli a Spilimbergo per diventare maestri mosaicisti. Direttore, quanti ne avete di studenti in questo momento? In questo momento siamo circa 60 allievi, cioè da tenere presente che è un numero chiuso, quindi il primo anno al massimo sono i quarantanini. È una scuola molto selettiva, una scuola dove ovviamente unica a livello internazionale, provengono, come si diceva, un po' da tutto il mondo, quindi 15 sono le nazionalità, provengono dal Sud America, dalla Corea del Sud, un po' i paesi proprio dell'Est Europa, l'Europa è molto molto rappresentata e ha una sua selezione poi all'interno. Quindi noi puntiamo molto su questo aspetto, alla qualità piuttosto che alla quantità, che per l'apprendimento di un buon mosaicista, artigiano, mosaicista, artista, mosaicista, è necessario mantenere dei numeri abbastanza limitati, anche perché poi c'è un inserimento anche molto facilitato proprio nel mondo del lavoro. I nostri allievi quasi al 100%, potrei dire 99,9%, trovano subito occupazione proprio nell'ambito del settore del mosaico, che oggi è anche molto trainante. Anche in questo periodo particolare, che noi abbiamo comunque studenti che provengono dalla Russia, più studenti che provengono dall'Ucraina, è un'integrazione poi all'interno, dove culture si scambiano i loro saperi e anche della cultura. Teniamo in considerazione che sono tutte poi persone anche di una certa età, l'età media
all'incirca dei 25 anni, sono tutti già ormai con la cosiddetta oggi scuola di secondo grado, tantissimi sono i laureati e quindi c'è anche uno scambio dove noi insegniamo ovviamente una tradizione peculiare del Friuli Venezia Giulia, del Friuli in particolare, e anche apprendiamo da parte loro certe usanze. Maria De Michel, voi siete nata in Brasile, avete parenti friulani di generazione passata che sono emigrati lì, e che cosa vi è venuto in mente ad un certo punto di venire a studiare mosaico a Spilimbergo? Ci raccontate un pochino la vostra storia? Bene, noi siamo nati in una piccola città qui in Brasile che si chiama Uruçanga. I nostri antenati appartengono da Alto Caso, provincia di Pordenone. E in 2009 praticamente abbiamo saputo di questo corso breve che la scuola insieme all'Ente Friuli nel Mondo offre ai discendenti di friulano e ci siamo iscritti nel 2010. Siamo stati selezionati per partecipare di questo corso breve di 15 giorni lì nel Friuli e quando abbiamo conosciuto la scuola la nostra testa praticamente è cambiata, ci siamo innamorati, abbiamo lasciato il lavoro perché abbiamo deciso di frequentare il percorso triennale della scuola. E allora abbiamo deciso nel 2011 di fare il percorso lì fino al 2014 e abbiamo cambiato vita praticamente per fare questo percorso alla scuola di mosaico. Quindi un po' il ritorno alle vostre origini vi ha cambiato la vita, vi ha dato una nuova arte che poi voi avete preso, imparata qui per tre anni e portata in Brasile. Qual è stato l'effetto? Perché non credo che ci siano grandi tradizioni di mosaici in Brasile. Come vi hanno accolto con questa arte? Noi abbiamo preso questa strada del mosaico come il compito della nuova immigrazione, di andare lì, bere di questa fonte, fontana. Di questa fontana d'oro, perché è una cosa veramente un'eccellenza, una cosa che non esisteva, che non era tanto diffusa qua in Brasile e abbiamo preso questa via di andare lì, imparare questo mestiere, questo gioiello e tornare a casa per diffondere quest'arte, diffondere la potenzialità della regione Friuli Venezia Giulia. Ecco, voi siete esattamente a Gravatal, stato di Santa Caterina, a sud del Brasile, e lì adesso avete il vostro studio d'arte. Che cosa fate? Sì, ci siamo trasferiti a questa città praticamente un mese fa. Abbiamo iniziato in questo nuovo studio, che è un spazio dove facciamo i corsi di mosaico, i corsi privati. Il nostro ancora è lo spazio di lavoro dove prendiamo le commesse delle opere, possiamo anche sviluppare le cose che ci piacciono come produzione di mosaico. Ok, fatemi sentire anche invece le allieve friulane. Dalila, tu come decidi di intraprendere questo percorso? La mia scelta la devo ringraziare a mia mamma, che stava ancora frequentando le superiori, quando un giorno, sempre via social, mi propone: ma c'è questa scuola di mosaico, sai che potrebbe essere qualcosa idoneo per te, per le tue corde? C'è da dire che la mamma ha sempre ragione. Certo, il primo mese è stato traumatico, però sì, Dopo è andato tutto bene. Ecco, e tu cosa sogni? Sogni anche tu di, non so, di girare il mondo, di portare quest'arte da qualche parte? Non lo so, che cosa vedi nel tuo futuro? Beh, un mio desiderio appena finita scuola sarebbe semmai quello di aprirmi un mio studio, oppure anche andare a viaggiare, andare a trovare semmai le mie colleghe, fare un po' il giro, andare a vedere dal vivo tutti i mosaici studiati nel corso dei tre anni. Questa potrebbe essere una bella missione, eh? Andare a vedere tutto quello che è partito da Spilimbergo. Presidente, ha mai fatto questo viaggio? Beh, un pochino anche grazie proprio all'Ente Friuli nel Mondo, di cui
ho la fortuna di far parte della giunta. E, oltre che essere presidente della scuola, sì, un pochino ho viaggiato anche in Sud America, magari in Brasile no, però il periodo dell'Argentina, dell'Uruguay, sì, è un bellissimo percorso, perché solo i musicisti di Friulane, ma in particolare la scuola musicisti del Friuli, ha fatto qualche migliaio di opere in giro per il Eh sì, mondo. eh E sì. possiamo proprio fare un percorso dai 10.000 metri quadri del Foro Italico a Roma. E dato che eravamo lì, perché no, abbiamo detto facciamola anche la piscina olimpionica, anche tutte queste bellissime immagini della piscina olimpionica di Roma. Tante volte neanche i romani sanno che sono state realizzate dalla scuola musicista di Friuli in 3 anni, poi dal 1934 al 1937. Poi nel percorso possiamo veramente spaziare a New York, la famosa ormai sete iridescente che si trova proprio una stazione della metropolitana proprio sotto Ground Zero, che è stato un omaggio della regione Friuli Venezia Giulia nel 2004 al popolo americano per ricordare purtroppo il tragico evento dell'11 settembre e anche per ringraziare il popolo americano per l'aiuto che hanno dato a noi friulani nell'occasione del terremoto del 1976. Ricordiamoci che la settimana dopo, il 6 maggio, qui c'era il vicepresidente americano che è venuto a portare degli aiuti concreti. E quindi da lì poi possiamo partire e andare verso il Giappone, Kawaki Hotel a Osaka, questo grandissimo mosaico realizzato dai nostri allievi, il Santo Sepolcro a Gerusalemme. Quindi potremmo stare qui veramente a Sì, raccontare sarebbe un viaggio molto lungo, un'infinità, quindi esatto, se ma volessimo toccare tutte le un opere che viaggio ha. bellissimo di opere bellissime realizzate proprio dai nostri allievi. Andiamo a sentire anche Alessia. Alessia, tu come mai decidi di provare questa strada? Beh, onestamente io non sono uscita dalla scuola di secondo grado, non avevo idea di cosa fare, proprio era un po' vago le mie intenzioni, quindi mi sono ricordata dell'esistenza della scuola e quindi ho pensato, andiamo, informiamoci e perché no? Potrebbe essere un'occasione anche per imparare qualcosa di nuovo, qualcosa di concreto, perché comunque i lavori manuali e l'arte mi interessano molto e quindi mi ci sono ritrovata comunque. Ok, quindi pensi che sarà questa la tua strada in futuro? Magari non per sempre, però penso che per un bel po' la manterrò, ecco, perché ho scoperto veramente un mondo meraviglioso proprio. Affascinante, particolare, anche poco noto, e quindi è molto bello. Andiamo a sentire adesso un'altra esperienza che ci arriva dal Belgio, un altro, insomma, diciamo figlio di migranti che nasce in Belgio, ma è friulano, insomma, d'origine, studia a Spilimbergo e poi torna in Belgio, fa il mosaicista di professione, ce ne sono molto pochi anche in Belgio, quindi è decisamente ricercato, ha fatto lavori importanti. Andiamo a sentire l'esperienza di Gino Tondat. Come tanti allievi, avevo i genitori e i nonni italiani migranti nel Belgio che sono partiti da Sequals nel 1928. Erano Santo Tondat e Giulia Cossivi, che era proprio di Sequals. Il nonno è cominciato a fare mosaico e terrazzo nella regione della Fiandra dell'Est, a Gand. E poi il papà ha continuato dopo la seconda guerra mondiale, ha continuato a fare terrazzo e un po' di mosaico. Io ho visitato la scuola un po' per caso nel 73 e vedendo tutti i mosaici là ho detto questo è qualcosa di straordinario, è questo che voglio fare perché andavo alla scuola media in Belgio e beh, non mi sentivo bene là proprio a studiare il latino, la matematica, robe così, e volevo fare qualcosa con le mani, il che poi è stato il mosaico, però c'era un po' di storia prima, perché per cominciare alla scuola a Spilimbergo dovevi avere in quel momento 16 anni e io ne avevo appena 13.
Allora, il papà era forte nel convincere il direttore, pulsando, spremendo col dito sul suo petto e dicendo: "Guarda che io sono nato qui e mio figlio verrà qui a scuola a imparare il mosaico." E beh, e così è successo, eh? Mi hanno lasciato con una regola speciale che potevo iniziare come tredicenne e sono stato alla scuola dal 73 al 77. Senti, raccontaci che tipo di lavori fai in Belgio e quanto è così considerata la tua professione, la tua arte. Allora, quel che facciamo in Belgio è proprio tutto quello che abbiamo imparato alla scuola di mosaico, essendo sia la Roma classica romana, delle copie bizantine, e poi siamo specializzati noi nel restauro e nella creazione del periodo del Liberty, che si conosce meglio come Art Nouveau. Restauriamo mosaici a partire dal 1180 fino a 1920 e ne facciamo, disegniamo degli nuovi nello stile di quel periodo, perché ci piace il monte, le curve, le onde, del tipo di come l'architetto Horta, del quale abbiamo restaurato anche due case, che è un po' unico perché esiste poco più della sua eredità, diciamo. Sulle foto che vedete c'è anche tante immagini di un mosaico che abbiamo fatto recentemente, quello per esempio che vedete che è una specie di Taurus con tutti i dettagli, è per il Museo di Belle Arti di Anversa, per il nuovo ingresso, e viene, avete come devo dire, un avant-première. Perché Un'anteprima. nessuno ha visto questo mosaico finora. Ah, che meraviglia! Viene mostrato al pubblico il 25 settembre, quando il museo si riapre ufficialmente. È un mosaico di più o meno 25 metri di lunghezza, una larghezza media di 3 metri, allora totale 75, e abbiamo lavorato in, diciamo, tre persone. Quasi 2 anni interi. Gino, sei più tornato a Spilimbergo? Sei più tornato in Friuli? Sì, abbiamo delle belle relazioni con, diciamo per il momento, con Gian Piero Brovedani, il direttore della scuola, e abbiamo anche incontrato un paio di volte il signor Lovison. Ma diciamo all'inizio c'ho un pensiero speciale al maestro Paoletto, che era per me come un secondo papà. Scusa, un po' di emozione, ma beh, no. Allora, voglio dire che Mario Paoletto era, perché ero solo a Spilimbergo e lui era come un secondo papà alla scuola, teneva cura di me, mi ha insegnato tutto. E poi c'era la famiglia di Gianni Coledani, dove stavo come ospite, che ha tenuto ben cura di me. Vivi bene lì, si vive bene ad Anversa, Gino? Si vive bene a Anversa, sì, il lavoro è il lavoro, ma si vive bene, è una bella città. Ma anche in Italia, no? Ma a Anversa si sta bene, sì. Ecco, direttore, riuscite poi a mantenerli i contatti? Intanto, quanti di questi ragazzi poi continuano nei loro paesi, quasi tutti, su questa strada? E diciamo che c'è, sì. Generalmente ritornano nei loro paesi, non tutti, poi qualcuno comunque si ferma anche in Friuli Venezia Giulia, perché ricordiamoci è ormai diventata un centro a livello internazionale, è il centro proprio per l'arte del mosaico, ci sono le produzioni, anche le fornaci, quindi la produzione di materiale, quindi effettivamente è un'arte a 360 gradi che oggi ruota in questo luogo. Forse l'unica centralità che la regione Friuli Venezia Giulia ha e che quindi è peculiare proprio nel resto degli altri paesi. Mentre quelli che poi escono anche da qui, e ce ne sono tantissimi, come dicevamo prima, i nostri allievi che arrivano dalla Corea, ma dall'Australia, come abbiamo sentito anche Gino Toddati in Belgio, chi in Francia, chi in Russia, mantengono comunque una rete che non è scientemente, però c'è sempre questa congiunzione,
con la scuola mosaicista del Friuli, perché è, diciamo, viene ancora considerata la loro genitrice, quindi la loro mamma. Per noi sono comunque dei figli. Quando c'è bisogno di qualcosa, anche per i grandi lavori o anche per il materiale, si rivolgono sempre da dove sono partiti. Quindi il Friuli, Spilimbergo, c'è sempre un ritorno. Sono belle anche certe storie, nel senso che poi nascono anche amori all'interno. Quindi io mi ricordo ancora i nostri allievi che si sono conosciuti alla scuola, poi sono diventati prima fidanzati, poi marito e moglie, hanno aperto un laboratorio a Berlino e hanno avuto dei figli. E ancora tutt'oggi, per esempio in occasione proprio della nostra mostra Mosaico e Mosaici, quindi termina proprio l'inaugurazione fissata ogni anno l'ultimo venerdì del mese di luglio, per tutto agosto loro tornano, quindi c'è questo flusso di rientro. E Marielle e Michelle, qual è il vostro lavoro a cui siete più legate, di cui andate più fiere? Bene, a noi piace fare un po' di tutto, sì, però andiamo più verso il contemporaneo come tipo di mosaico. Delle nostre creazioni ci piace molto lavorare con il contemporaneo. Però come facciamo dei corsi, anche ci serve essere sempre aggiornati con gli altri stili. Poi è importante che abbiamo l'opportunità di provare dei materiali locali, come le paste e vitre che sono state sviluppate qua in Brasile, e abbiamo questo bisogno di lavorare un po' molto puntato sulla cosa del colore, per conto anche delle nostre abitudini, delle cose che piacciono alle persone qua. E allora credo che siamo più conosciute per i lavori con i colori, che dobbiamo anche ringraziare tantissimo il maestro Jus per il suo tutta la sua conoscenza, né, che punta sulla teoria del colore applicata all'arte del mosaico. Eh beh sì, il colore, è bello che poi, no, l'arte del mosaico la si impara a Spilimbergo, poi chiaramente la si contamina, no, andando in giro per il mondo di materiali, di spunti, di tonalità. Quindi continua in qualche modo a vivere in altri paesi mantenendo l'origine, ma diventando qualcos'altro. Non lo capiremo mai se è più un'arte o più un lavoro artigianale il mosaico. Da noi escono i nostri allievi, maestri mosaicisti, che poi, come giustamente diceva Dalila, dopo un periodo di esperienza un po' in giro per il mondo, quando poi hanno le capacità, anche l'intenzione di aprire la loro azienda, creano aziende artigiane mosaiciste. Quindi si sposa un po' il discorso di essere artigiano con il discorso di essere artista. Dalila, tu ti senti più artista o più artigiana? Più artigiana. Più artigiana? Più artigiana. Non saprei dare una motivazione, ma tra artista, artigiana, artigiana. Anche tu hai un lavoro a cui tieni particolarmente? Qualcosa che hai fatto? Momentaneamente ancora no, però le idee ci sono, promettono bene, forse si vedrà. La vedo carica, Dalila. Da quanto tempo sei lì a Spilimbergo, tu, a scuola? Da 2 anni, sono a metà del secondo anno. A metà del secondo anno, ecco. Come si apprende, direttore? Cioè, anno per anno, quali sono gli step, diciamo così, principali per arrivare a portarsi a casa questo attestato? Il primo anno, in sintesi, abbiamo le tecniche proprio del mosaico romano, che sono le origini, la grammatica, l'apprendimento, l'ABC, è come saper leggere e scrivere, diciamo, alle primarie, ecco, per intenderci, per poi passare alla successiva, che è la parte bizantina, la parte medievale. Tutte queste questioni, che una le abbiamo vicinissima ad Aquileia, a quella romana, e quindi ce l'abbiamo proprio a due passi, con ampia estensione. Quella bizantina, diciamo, è un po' proveniente da fuori, da Lottano, da Bisanzio. Poi, diciamo, già al secondo anno comunque cominciamo anche la parte moderna, ma la parte moderna è friulana. La parte moderna è il rovescio su carta, quindi il mosaico metà degli anni 800, opera di Parigi, realizzato da Gian Domenico Facchina, che lui proprio è l'artefice e chi perfeziona questa tecnica, quindi un friulano che in un'arte ben precisa ha dato il nome quindi della parte moderna,
Oggi poi col terzo corso abbiamo tutta la sperimentazione, la ricerca e quindi la parte contemporanea che è tipica oggi proprio quella che viene portata avanti dalla scuola Mosaicisti del Friuli. Marianne e Michel, voi siete più tornate da quando avete finito la scuola qui in Friuli? Purtroppo non siamo riusciti a tornare. Ci piacerebbe anche per 100 anni, però fino adesso dobbiamo darsi da fare per poter tornare. Per noi di Sud America è molto difficile anche per fare la formazione. Anche per questo abbiamo questa voglia di condividere un po', se le persone possano un po' provare dell'arte, magari se a uno piace tanto, poi sistemare le cose per andare lì a fare la formazione, perché è molto, molto difficile la situazione qui in Brasile economica per poter fare un viaggio del genere. Anche per questo credo che dobbiamo fare un ringraziamento molto speciale a tutti quanti dell'Ente Friuli nel mondo che ci hanno dato l'opportunità con questo progetto del corso breve di conoscere la scuola e questo ci ha aiutato molto perché era sempre un sogno andare in Italia e avere questa opportunità di andare in Italia con il corso finanziato, i progetti, tutto quanto, è veramente una cosa incredibile e avere queste opportunità e queste iniziative a disposizione anche per le persone che a volte non hanno la possibilità di andare lì o magari di fare l'investimento in un corso del genere, questo è un'opportunità veramente molto importante e dobbiamo ringraziare all'ente e a tutti alla regione Friuli Venezia Giulia che ci dà fino ad oggi l'opportunità di fare corsi finanziati a prezzi molto più accessibili alle persone. Cerchiamo di fare un riassunto di 3 anni in una settimana e le persone per fortuna sempre escono molto soddisfatte e innamorate. E con la voglia di un giorno andare in Friuli per conoscere la regione, la scuola. Beh, un po' siete ambasciatrici della nostra terra e della nostra arte, del mosaico. Anche per voi è stato difficile perché ho letto che poi d'estate andavate a lavorare in Germania per mantenervi qui in Italia, quindi è stato un percorso che posso capire che arrivare dal Brasile o dal Sud America non sia esattamente facile per tutti. Però se voi fate questo lavoro nella vostra terra, magari qualcuno ce la può fare, si rimbocca le maniche, viene fin qui a Spilimbergo e magari date insomma così vita un po' a un sogno che è quello che era vostro e che siete riuscite a realizzare con tanto lavoro e tanti sacrifici. E vi va detto brave per questo, Lei cosa dice, Presidente? Certamente, ma come sono bravi tutti i nostri allievi, da Alessia a Dalila, veramente. Noi, io e il direttore che poi viviamo a stretto contatto con loro, ci fa un enorme piacere camminare nei corridoi, incontrarli, sono delle persone molto educate, sono delle persone molto motivate, questo è da dirlo, ed è bello sempre incontrare i loro occhi e i loro sorrisi. E quindi questo ci spinge anche noi a sempre valorizzare sempre di più il loro lavoro, il loro futuro, quindi trovare sempre nuove vie, perché appunto loro sono un po' il futuro delle aziende friulane, quindi sono, come dicevano le nostre sorelle in Brasile, sono anche degli ambasciatori del nostro territorio, perché sicuramente sia Alessia che Dalila andranno a lavorare un po' in giro per il mondo e faranno conoscere una nostra tradizione che è solo e esclusivamente del Friuli. E posso... mi permetto di dare un appuntamento, sì. il 29 luglio, che sempre, come diceva giustamente il direttore prima, è l'ultimo venerdì del mese di luglio, ore 18:30, c'è ormai da diversi anni l'inaugurazione della mostra Mosaico e Mosaici, quest'anno sarà appunto il Mosaico e Mosaici del centenario, dove avremo la possibilità di vedere i lavori dei nostri allievi, vedere un po' come tutta l'area della scuola è stata un po' tutta ridisegnata. Io penso che tanti, neanche le sorelle
si ricordano più com'era, era un po' un'area un po' dismessa. Negli ultimi 5 anni abbiamo lavorato con il nostro gruppo di lavoro, abbiamo lavorato, l'abbiamo tutto ridisegnato, veramente sta diventando la cittadella mondiale del mosaico. E poi questo grande progetto che abbiamo con i nostri allievi di realizzare questo grandissimo pavimento di 1400 metri quadri, dove racconteremo tutta la storia della fauna, della flora, delle coltivazioni del nostro territorio del Friuli. E questo sarà in assoluto il secondo pavimento più grande al mondo dopo i 10.000 metri quadri del Foro Italico, che sono sempre stati realizzati dagli allievi della scuola. Bellissimo, davvero, bellissimo. Alessia, insomma, sei felice di essere parte di tutto questo? Sì, sì, certamente. È proprio un onore. E allora, buon lavoro, ti salutiamo, in bocca al lupo per il tuo percorso di studi e, insomma, aspettiamo di vedere i tuoi mosaici. Grazie. Da qualche parte nel mondo, ok? Grazie. D'accordo, anche a Dalila, che è stata con noi, anche a te in bocca al lupo per gli grazie studi. Mille. Saluto le due sorelle, le nostre sorelle che ci hanno fatto compagnia stasera. Se volete guardare un po' dei loro lavori, c'è una pagina Facebook, mi permetto di darla, si chiamano Manas Bonetti, in cui potete vedere i loro lavori e tutto quello che fanno. Ci sono i video, quindi anche qui dal Friuli, dall'Italia, possiamo andare a dare un'occhiata. Va bene? Grazie, grazie mille. Grazie dell'opportunità e un saluto a voi e a tutti i nostri amici italiani a Spilimbergo, in Friuli. Ai maestri della scuola che sono bravissimi. E sentiamo tanto la vostra mancanza. Ci piacerebbe essere lì presto. Complimenti a voi, vi aspettiamo. Grazie mille per questo collegamento dal Brasile. Salutiamo anche Michelle e Marielle, ringrazio il direttore Brovedani per essere stato con noi e buoni festeggiamenti e buon anche insomma prosecuzione di tutti questi progetti che avete, e non vi fermate mai, questa è una bella cosa, il fatto che siete questo riferimento mondiale credo che debba rendere orgogliosa tutta la regione. Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito, ci vediamo la prossima settimana.